Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Avevo già in realtà finito di registrare questo video, ma purtroppo sono sfortunata perché non so se avete letto il mio post su YouTube, ma ho il telefono che non mi va perché appunto mi riprendo da un telefono, quindi ho preso un vecchio telefono dove appunto la qualità non è il massimo, come starete vedendo. Però non solo, avevo appunto fatto il video da questo vecchio telefono che aveva il problema della batteria che non mi si caricava, mi si è spenta all'improvviso, nonostante io l'avessi caricata al 100%. Avevo fatto il video e adesso ragazze, questo è l'impegno che ci metto qua e questo vi lascia capire quanto sia interessata a condividere con voi anche comunque un semplice video sui prodotti terminati per la casa. Però veramente adesso sono qui a rifarlo. Quindi ricominciamo. Ho terminato questo ammorbidente qui della Mon Amour. Ho terminato questo ammorbidente qua del Mon Amour. Questo è un ammorbidente che vi straconsiglio perché mi ci sono trovata benissimo. Ha una profumazione veramente paradisiaca. Ha un formato da 3 litri e quindi vi dura tanto. Nonostante è un ammorbidente che non è diluito, nonostante è un ammorbidente che non è concentrato, si sente veramente tantissimo sui capi. E comunque è anche un odore che si adatta a tutta la famiglia. Devo dire che questo ve lo posso consigliare ad occhi chiusi, lo andrei sicuramente a ricomprare. Fate solo attenzione perché in alcuni posti è venduto un po' caruccio, mentre spesso lo si trova in offerta alle 2,50-2,70 euro. In questo caso ve lo straconsiglio. Vale la pena di essere provato perché basta poco prodotto e comunque vi profuma tantissimo la biancheria. Però ovviamente io ne metto sempre un po' di più perché è una fissazione per gli ammorbidenti, anche se so appunto che non fanno tanto bene. Continuando la mia fissazione di ammorbidenti, ho terminato questi due prodotti di Tesori d'Oriente. Questi due appunto sono entrambi due ammorbidenti con un formato da 750 ml. Questa è una versione classica al muschio, l'altro è diciamo una sorta di vaniglia. Questo qui, per io che amo tutte queste profumazioni muschiate, talcate, una volta che lo aprite l'odore è molto buono, vi conquista senz'altro, se appunto amate queste profumazioni come me, però nel momento in cui lo andate ad usare, devo dire che va un po' a peccare. Questo ecco, è un ammorbidente che sicuramente non andrei a ricomprare, non l'avevo già provato anni fa e poi ci sono ricaduta. No, è un nì, l'avevo preso perché era un'offerta 1,50. La stessa cosa lui, che ha fatto al contrario, nel senso che una volta che l'ho odorato, perché sì, io purtroppo sono una di quelle che sniffa al supermercato, anche se lo so che non si fa, però una volta odorato non mi piaceva più di tanto. Invece devo dire che sui capi era fenomenale, mi è piaciuto tantissimo e ve lo straconsiglio questo qua. State vedendo un casino dietro di me? Ho acceso il telefono come capitava, tanto ormai ho anche un presentimento che si possa rispegnere. Anche se tutto ciò è collegato alla presa, dovete capire le situazioni, le dinamiche con cui sto registrando. Un ammorbidente invece che non mi è piaciuto è questo qui dalla Felce Azzurra. Questo è un ammorbidente appunto pensato per i bambini piccoli perché non ha nickel e ipoallergenico. E devo dire che ha una profumazione molto lieve. L'avevo pensata per i capi delicati come l'intimo e gli asciugamani, però è un ammorbidente che. Ok, che non è concentrato, ma ne serve veramente tanto per percepire qualcosa. I capi non mi vengono molto ammorbiditi. Questo non ve lo consiglio, onestamente. Vanno a peccare tutti questi della Felce Azzurra, perché anche quello classico ve l'avevo bocciato in un precedente video. Quindi purtroppo è così. Un altro ammorbidente che ho terminato è questo qui della Fabuloso. Comunque, ragazzi, non vi spaventate, sono ammorbidenti che ho terminato nell'arco dei scorsi mesi, non li ho terminati tutti all'improvviso, non me li bevo, non mi drogo con gli ammorbidenti. Questa è forse una piccola premessa che avrei dovuto fare all'inizio, ma ormai sono sconvolta per colpa di questo telefono. Cioè, ragazze, ma come si fa? Già io sono l'unica che penso che nel 2020 registra con un telefono, ma comunque anche avere tutti questi inconvenienti da anni 90 sono l'unica. Comunque, nulla. Questo è morbidoso qui della fa. Questo è morbidoso, questo è ammorbidente della Fabuloso. Devo dire che ve lo consiglio. In generale vi consiglio tantissimo. Ma poi perché Cira? Perché guardi lì? Cioè, io guardo, non so dove guardo. Non riesco a guardare dritta. Questo dice tutto, ma penso che si riesca a vedere che lo sguardo va a vedere se il video si è interrotto, perché ormai sono terrorizzata. Comunque, questi ammorbidenti qui della Fabuloso ve li straconsiglio un po' tutti. I miei preferiti sono quelli al cocco e quelli alla vaniglia e al mandarino.
Però anche questo qui devo dire che è molto buono. Se degli ammorbidenti che in offerta li trovate a poco, questo è il formato quello piccolo comunque, da 650 ml, ma c'è anche più grande e mi piacciono tantissimo, veramente tanto tanto tanto, ve li straconsiglio. Un altro prodotto dei Tesori d'Oriente che però non mi è piaciuto tantissimo è questo qui, un profumo aromatico per biancheria al talco. Questo è un profumo che ha solo 100 ml, va messo in più all'ammorbidente, sempre nella vaschetta appunto dell'ammorbidente. Ho anche qualcosa nell'occhio. Mamma mia, tutt'oggi. Nulla, io ci tenevo a fare questo video perché sennò sparisco da YouTube, ma ogni minuto ce n'è una diversa. Non so se ridere o piangere dalla disperazione. Comunque, dicevo, poco fa all'occhio, adesso voglio vedere cosa succede. Non so se vi capita mai che avete qualcosa nell'occhio, ma in realtà non avete nulla. La sensazione vi dà fastidio, vi dovete grattare, vi lacrima l'occhio, non riuscite a tenerlo aperto. Queste erano le mie condizioni. Comunque, questo profumo aromatico per biancherie, devo dire che mi attirano sempre, però la profumazione non era, cioè, doveva essere buona, ma in realtà non era chissà che cosa, ne serve veramente tanto, quindi andate a sprecare. E questo prodotto costa 5-6 euro, se proprio lo volete provare fate come me, prendetelo in offerta, ma se no non ve lo consiglio proprio. Penso che con gli ammorbidenti abbiamo finito. Vi passo a parlare di questi qui, che sono due prodotti per la pulizia dei piatti. Questo qui lo vado sempre a ricomprare, perché come me è amante della... Ma tanto io non lo so. Per chi come me è amante della profumazione di mandorle, questo qui è ottimo, ragazzi. Lo trovo dal cinese, costa 1 euro. Si sente tantissimo perché io amo tutte queste profumazioni, latte di mandorle, cocco, vaniglia, sia per il corpo che per qualsiasi cosa, insomma, vi ci farei anche il bidet per farvi capire. E quanto è scema la mamma? Comunque, ciao ciao ciao. Comunque niente, questo ve lo straconsiglio perché poi pulisce anche bene i piatti oltre alla profumazione. Poi un altro detergente per i piatti che non gli avrei dato una lira è questo qui dell'Auchan che avevo pagato meno di 1 euro. E all'inizio, appena l'ho comprato, ho detto, ed è 1 litro, ragazzi, ho detto, Madonna, ma sto coso cos'è? Spruzza, sembrava super mega diluito. In realtà, devo dire che poi mi ci sono trovata bene, perché lo consiglio specialmente per chi ha le famiglie molto numerose e non fa spesso la lavastoviglie, perché è un detergente che dura tanto, lo dosate bene perché appunto ha questo applicatore. Quindi che in quel caso ve lo consiglio. Un prodotto per la casa che ricompro sempre, il Glade, nella profumazione sandalo di Bali, è il gelsomino. Sta comodo, mio amore. Guardate quanto è piccolo, lo posso schiacciare. Comunque, dicevo, questo lo ricompro sempre perché, credetemi, io sono appunto amante di profumazione anche per la casa. E questa è una delle mie preferite perché si sente tantissimo, è buonissima. Vediamo se spruzza ancora. Spruzza di più. L'apprezzano tutti questa, è veramente buona. Questa della Glade le compro quando sono in offerta. Non si sa perché mi sono tenuta anche un pacco di carta igienica che avevo comprato da di più, da MD, scusate, perché adesso mi confondevo. E era una carta igienica, devo dire, molto resistente. Non mi aveva attratto il pack rosa. Però devo dire che è stata ottima, costa poco, per chi è vicino a questo supermercato ve lo consiglio appunto di andarci a vedere. Un altro prodotto che ho terminato è questo qui che ho preso alla Lidl. Questo è un stura lavandini, detto così parole povere, che io appunto mi ritrovo sempre ad avere in casa perché anche facendo attenzione, i capelli essendo lunghi, me li ritrovo spesso che i lavandini si otturano. Si può dire otturano, non lo so, si intoppano. Comunque, oltre a comprare quello originale che costa 4 euro, ho voluto provare questa versione tarocca al Lidl che viene poco più di 1 euro e mi ci sono trovata bene. Agisce come l'altro, è 1 litro, va applicato metà per una volta, metà per l'altra volta e mi ci sono trovata bene. Scusatemi ragazze, ma sto parlando per come mangio. Quindi spero che mi state capendo. Poi ho terminato questi due prodotti, sempre venuti da Lidl. Uno è uno spray mousse candeggina più sgrassatore, l'altro è uno spray anticalcare. Questo anticalcare ci andavo a pulire il bagno e la doccia. Allora, sicuramente non lo andrò a ricomprare, ragazze, no? Mi ha fatto impazzire, mi dava fastidio anche l'odore, era troppo troppo forte. Stavo quasi morendo tutte le volte che pulivo il bagno con questo prodotto. No, veramente, dà fastidio, è proprio...
nocivo, secondo me, un odore così forte in un prodotto a spray non va fatto. Poi questo qui, che è candeggina più sgrassatore, avevo fatto un danno appena comprato, l'ho spruzzato su un capo colorato, l'ho sbiadito tutto, quindi non lo fate. Sta uscendo anche il sole in tutto ciò e sta sbiancando la mia meravigliosa fotocamera. Però comunque questo prodotto qui anche mi ci sono trovata bene solo per pulire il piano cottura, però non lo so, potrei riprenderlo solo per pulire il piano cottura perché alla fine costa poco questo prodotto, ma per il resto, per chi dice casa è bucato, per il bucato fate molta attenzione, ragazze, veramente non si sa mai, rovinate qualcosa di buono, vostro marito vi ammazza, il vostro compagno. Poi ho terminato queste tavolette per WC del Conad. Queste ragazze lasciatele perdere proprio perché non profumano assolutamente. La prima sembrava profumasse, le altre proprio non le ho sentite. E mi sono lasciata catturare dal fatto che c'era scritto freschezza alpina e da fuori si odoravano un po', però devo dire no, 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 non compratele. No, veramente, ma perché fanno questi prodotti? Ok, che costano poco, però voglio dire, fanno proprio schifo. Lasciatemelo dire. Spero che appunto questo video sia venuto una cosa decente, che non vi abbia disturbato tutta questa luce, che non vi abbia disturbato il fatto che guardarsi sempre in questa posizione, ma inevitabilmente lo sguardo mi va lì. Sto registrando, quindi questa già è una cosa positiva. Niente, questa è la vita, almeno la mia vita, che nulla fila liscio per come vorrei, anche nelle piccole cose. Vi mando un bacione, se avete piacere vi ricordo di iscrivervi a questo canale, semplicissimo, basta cliccare qui sotto e se vi è piaciuto il video di lasciare un like. Vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video.